Eccoci di nuovo qua. Buonasera, benvenuti. Eccoci. Buonasera, benvenuti a tutti. Aspettiamo che vi collegate. Abbiamo un'oretta da passare insieme. Spero che, come sempre, mi sentite bene, mi vedete bene, che questa è la parte più importante, ovviamente. Allora, come state? Avete visto che ho messo il... non ho messo il foulard, ovviamente. Mi spiego meglio nella diretta che abbiamo fatto martedì con Edel Caris. Avevo messo un foulard così per bellezza e questo foulard magicamente si è trasformato in tanti visi, in tanti volti, ed è stato veramente molto, molto, molto forte, no? Da questo punto di vista, molto bello anche. E quindi niente, insomma, ho deciso di non metterlo come l'altra volta, ma come potete ben vedere, ecco, adesso mi sposto un po', è messo in maniera diversa, c'è cioè un altro tipo di foulard alle mie spalle, in maniera che così ci siamo tolti, diciamo, il pensiero di questa forma di foulard che mi aveva un po', insomma, rimasta un po' così perché c'erano queste figure particolari che si erano proprio impresse e mi avevano, insomma, avevano fatto, insomma, un po' di sensazione, no? Da questo punto di vista. Eccoci qua che invece stasera noi andiamo a parlare di quello che incontrerò nei miei viaggi astrali, quindi andremo a fare questo viaggio nell'oltre, a incontrare i vostri cari, sono le persone che vengono con voi, vengono a trovarvi e rimane un pochettino di tempo, guardiamo anche un po' così a random un discorso sulle vite precedenti. Sì, questo foulard proprio è inquietante, posso dirlo? Si può dire, è vero? Quasi che forse era meglio proprio toglierlo del tutto, no? Insomma, vabbè. Ok. Va bene così. L'importante è che riuscite a vedermi, che riuscite a sentirmi e che stiamo tutti molto, molto, molto bene. Allora, adesso mi metto un po' a posto. Sentite bene, mi vedete bene? Ok, benissimo. Allora, come avviene, la prima diretta riguarda il viaggio nell'oltre, che è quello che diciamo interessa, almeno da parte mia interesserebbe molto di più. Abbiamo un'oretta insieme. Questo viaggio, questo primo viaggio che facciamo insieme è semplicissimo, io vado nell'oltre e vengono loro incontro a me. Per mandare il messaggio, quindi per chi è questa persona, è molto semplice, facciamo fare tutto a loro, quindi io guarderò la vostra chat, che può essere, che ne so, un cuore, un ciao, come va, insomma, quel che l'è. E vedo già dei visi anch'io in questo foulard, in effetti, quindi l'ho messo in maniera di traverso, ma quando sembra che si divertino, no? In effetti è un po' così anche, si divertono a mostrare c'è un nome quando rimangono impressi su questi foulard, su queste specie di tende, ecco. Metavisione, credo che si chiami. Comunque, torniamo a noi. Quindi mi fanno cadere l'occhio decisamente sul vostro nome e cognome, per cui io poi vi do il messaggio come desiderano loro. Con lo stesso sistema, invece, però nella seconda parte della nostra diretta andrò a random io, e così proprio aprire e chiudere gli occhi, guardare il vostro volto. Chi ha un profilo con il volto, andiamo
a fare un viaggio in una vita precedente, in maniera un po' sintetica, ovviamente per la tempistica, però così. Un altro fattore importante, chi desidera approfondire le tematiche che vado a descrivere o a fare qui in questa diretta, può scrivermi su Messenger. E è possibile chiedermi un consulto in questo caso, però mi permetto di essere molto, molto serena nel chiedervi di non scrivermi per avere una risposta o chiedermi di persone dell'oltre, perché quando chiudo le dirette, chiudo anche i canali, quindi non vedo, non mi ricordo più nulla. È vero però che nei miei viaggi astrali invece sì. Quindi comunque questa lezione, questa diretta rimane registrata. Ok, iniziamo. Ah sì, vi dicevo per il discorso di scrivermi su Messenger, vi volevo dire che non sono io che li posso chiamare a mia discrezione, non si può. Non è la mia dote, questo non è il mio talento, quindi se volete potete chiedermi di fare un viaggio con voi nelle vite precedenti, qualche cosa relativa al passato, comunque che riguarda i viaggi. Ogni tanto vengono dall'oltre a parlarmi mentre faccio questi consulti sulle vite precedenti, però è raro, quindi questo ve lo dico per correttezza. Se qualcuno è interessato a questo, non mi è possibile perché non li posso chiamare a mia discrezione. Ci mettiamo in attesa, con il cuore aperto, con tanto amore, e iniziamo il nostro viaggio astrale. Ho già letto il nome, sì. Adesso la prendo di così perché siete in tanti, quindi preferisco guardarla dalla chat qui. E come sempre, ringraziamo con tutto il nostro cuore, che ho visto adesso Mirella Greco, che è un diamante prezioso. Era un diamante grezzo, ma è diventato un diamante preziosissimo, di color rosa, quindi il diamante rosa è ancora più prezioso per il lavoro che svolge. Ringraziamo con tutto il cuore Anna Maria Squeri, che con suo figlio Gianluigi ci aiuta sempre tantissimo con i ragazzi di luce in queste nostre dirette. Gianluigi è un ragazzo bellissimo, che mi ha mostrato alcune volte, ancora più precisamente, le persone, i volti, i fiori, i suoi girasoli, e mi ha insegnato anche che cos'è veramente il girasole, no? Che ne parlavamo martedì con l'Edel, nel senso che se noi cerchiamo di guardare da sempre verso la luce, come il girasole, non abbiamo il tempo di occuparci quello dietro di noi, che è un passato, una zavorra che non ha più interesse, perché quel passato è al buio, quindi dobbiamo sempre proiettarci verso la luce. Questo anche per quanto riguarda i nostri cari, perché se noi riusciamo a pensarli in un momento di grande luce, riusciamo ad avvicinarci molto di più a loro. Tiro un attimo giù perché mi fa un po' impressione questo discorso del foulard. Ok, non so a voi, ma a me fa proprio impressione questa cosa del foulard. Scusate, non si sente bene? Ho letto adesso che non si sente bene. Mi date un feedback da questo punto di vista? Se si sente bene?
Valeria Biagio, mi è caduto lo sguardo su di te, ho visto che hai bisogno di aiuto. Quello che posso dirti è che viene questo signore un po' robusto, un po' cicciottello a dirti la verità, per te e ti sta dando tutta l'energia possibile per darti la forza di andare a fare il meglio che puoi fare con le tue forze. Cerca di questo signore meraviglioso cerca di darti equilibrio, cerca di darti quella forza che occorre in questo momento così particolare. Ogni tanto cerca di farsi sentire con il suo profumo per darti una testimonianza materiale della sua presenza, ma alle volte non è facile perché il tuo dispiacere è molto forte e quindi la tua sofferenza anche, e quindi alle volte non riesce a penetrare questa piccola barriera. Ti chiede di poterlo abbracciare col pensiero, perché dove tu lo pensi, lui farà lo stesso. Doriana Petrini, vedo una donna magra per te, sembra quasi, a vederla così sembra quasi, sai le zie, no? Le zie che si vedono e quindi viene questa signora fatta un po' con magra, con un capello sale e pepe, ma sul nero, ha il viso un po' allungato, ha un viso però molto dolce, un'espressione molto dolce, caratterialmente è una donna che ha sempre dato l'impressione di essere austera, ma in realtà poi quando la conoscevi capivi che era una persona veramente meravigliosa. Quindi viene da te, Doriana, per darti un messaggio di guardarti un pochettino, dice, mi fa proprio così, di guardarti dentro, di guardare dentro di te e di tirare fuori tutto il meglio che c'è di te. Tiralo fuori senza alcuna paura. Perché è così che deve essere la vita, proprio dice la vita, una donna che amava molto, molto, moltissimo la vita. Ah, bene, allora ho cominciato a risentirmi bene. La parte, diciamo, quando sto leggendo alcuni messaggi che vale anche per altri, quando dite io sto malissimo, ho bisogno di te perché non ti fai sentire, loro sono spirito, non sono materia, quindi si fanno sentire alcune volte con un po' di non po con non poca difficoltà. Lo stesso discorso per il quale ci sono le immagini in questo foulard, no? Ecco, quindi fanno un po' fatica, però vi ricordo che loro vengono da voi energeticamente, quindi tenete conto di sentirlo in maniera energetica,
chiudete gli occhi, assaporate cosa c'è attorno a voi con tutti gli altri vostri sensi che non siano quelli materiali, perché quando voi avete bisogno è in quel momento che loro vi sono più vicini, però come dicevo anche a Valeria, non è facile sentirli perché la sofferenza è tale che fa come da materassino, ecco, quindi vi rimbalza. Ok? Che meraviglia. Emilia, Gabriel, stabile, fragale. Virgola. Dice. Ha detto, perché non gli fai più i dolci, i dolcetti? Dei dolci, vedo, mi fa vedere dei dolci fatti a mano, ok? E quindi lui dice, perché non mi fai più questi dolci? E questo è il suo messaggio. Sto cercando di parlare con un tono il più alto possibile, spero che mi sentite bene, ecco. Ah, è mia zia Maria, Doriana Petrini. Bene, un bacino alla zia Maria che sembra tanto tutta austera, in realtà, pezzo di pane. Ciao Alessandra, ti ho visto su Nai Bor Alex, giusto? Sì. Ok. Viene il tuo papà per te, ovviamente, Alessandra. Dice tesoro, dice no, amore, liberati da tutti questi condizionamenti che hai. Hai bisogno di sentirti libera, ha bisogno lui di sentirti libera. Non ti ha insegnato a essere così imprigionata, così rinchiusa. Non so cosa voglia dire, però ambasciatore non porta pena, dicono no, vabbè. Emanuela Marino, c'è un uomo per te, un uomo dolcissimo. L'altezza non te la so dire perché per me sono tutti alti, visto che non appoggiano i piedi per terra. Ed è un uomo che ha un grande carisma e anche nell'oltre, quando arriva e si presenta, ha un grande carisma. È uno di quegli uomini che ti dice tutto con uno sguardo, che a me rivolge uno sguardo dolce, però mi ricorda anche che con uno sguardo lui poteva anche far attraversare dei periodi non tanto belli, anche solo senza parlare, perché così lui era. Ha un pensiero d'amore per te, molto bello, un pensiero che ti dovrebbe proprio dare la sensazione di essere avvolta come da una coperta, no? E quindi questo è veramente molto, molto, molto bello.
forse aveva solo bisogno di far vedere la sua presenza, no? Tanto ci sono, tanto mi muovo, ogni tanto mi sposto. Ok. Ah. Ciao Petra. Rossella Schiano, tuo marito Rosario non ti ha lasciato, è semplicemente andato di là. Lo sento un po' lontano, vuol dire che si sta ancora un po' abituando all'ambiente. Credo che appena possibile vedrai che avrà modo di farsi sentire da te. Luisa Correnti, vedo una persona anziana, una signora anziana, una figura femminile. Ti dico già che ecco, questa la riesco a percepire perché è di bassa statura. È di bassa statura e quindi ha questo. È tenerissima. Se dovessi descriverla con un dolce, ti direi che sembra un bignè. È una donna tenerissima. Io non so, diciamo, per come era messa così piccolina, di bassa statura, nella sua vita ha fatto grandissime, grandissime cose. Ha tirato su veramente una famiglia. E non so neanche io dove abbia trovato la forza. Una persona veramente meravigliosa che ti viene vicina e dice: se ce l'ho fatta io, ce la possono fare tutti. Quindi parla con me, parla con me, perché ti posso almeno dare quella forza di cui tu hai bisogno. Ma sì, Jessica, Bennardo. Jessica, sai dove si trova spesso il tuo papà? Allora, ti sembra un po' strano, molto strano quello che ti dico, però vabbè. Si trova lo puoi sentire in un luogo un po' intimo. Faccio un esempio: ci sono persone che sentono i propri cari quando sono magari a letto nel dormiveglia, no? Si sentono accarezzare una mano oppure sentono i brividi. Ad esempio, Anna Maria sente spesso e volentieri Gianluigi con i brividi, no? Altri invece col tocco si sentono sfiorare la mano, altri invece sentono i colori, altri sentono altre situazioni. Ma nel tuo caso tu riesci a percepire proprio la presenza del papà in un punto della casa, dove c'è una grandissima intimità con te stessa, come dire ci siamo io e te e nessun altro. Ed è il bagno. Ora detta così sembra bruttino, ma in realtà pensaci, è un luogo tutto tuo, no? E quindi lui vuole stare vicino a te in un luogo tutto tuo, voi due e basta. Antonella Salvi, per te invece c'è una figura femminile, giovane, con un capello castano, che arriva a me qua dal collo. Ha dei pantaloni sportivi, è vestita sportiva.
e ha ha un sorriso bellissimo, bellissimo proprio, un sorriso grande, aperto, e viene da te, semplicemente viene da te. Il luogo in cui si trova, vedo come si chiamano, i fiori gialli dei prati, tipo margherite, per dare un'idea, ecco, ok? Tipo margherite. E questo è il suo messaggio, è semplicemente così. Così giovane. Vabbè. Che bello, Dani Gozzi. Ok, tuo papà è sempre stato un po' incompreso e tu non sei da meno, sei proprio figlia del tuo papà. Perché tu hai una... ti fai sempre da parte e anche lui si fa da parte per far andare avanti gli altri. È molto generoso da parte tua, da parte sua. E lui fa un lavoro particolare nell'oltre, che è proprio quello di aiutare le altri, sarebbero le altre anime, a trovare la loro collocazione, no? E il loro punto di lavoro nel mondo dell'oltre. Lui fa proprio questo lavoro qua, quindi si fa da parte per aiutare al meglio le altre persone. La stessa cosa fai tu, ti fai da parte perché sai che comunque un pensiero suo arriva e ti fai da parte e lui arriva. Come siete belle con tutti questi cuoricini. Vi ringrazio perché non solo aiutate me e le persone dell'oltre, ma aiutate anche in questo modo chi svolge un aiuto, come, perché non è un lavoro, no? Ecco. Come moderatrice, parlo appunto di Mirella Greco, perché dove voi mettete solamente cuoricini, lei non deve stare a guardare che tutto vada bene, no? Ecco, quindi anche per lei è una buona cosa. Romina Donadi dice: ciao, il mio gr amore grande Paolo mi accarezza sempre quando sono giù, non solo quando sei giù. Lilli Bonfanti, Gianluigi, mio figlio è con te? No, no. Gianluigi è molto vicino a sua mamma in questo periodo, c'è quasi attaccato come l'attacca, come una colla. E invece tuo figlio è vicino a te nella tua parte sinistra. Quindi dovresti sentire sempre questo peso in questa spalla. E più tu sei un momento così, e più senti questo peso, no? Che uno dice, ma oh, mi verrà un infarto, tutto peso alla spalla, a sinistra, poi, no? E invece no, tesoro, è tuo figlio ti si appoggia, ok? Fra un pochino, sì. Iniziamo poi con le vite precedenti, però aspettate perché qua c'è tanta gente dell'oltre, no? Che sta aspettando un pochino. Rosanna del Dotto.
Io ho sentito proprio il nome nonna, quindi questa è una donna, Rosanna del Dotto, che ti dice che non sei mai sola. E lo ripete, diglielo che non è mai sola. Diglielo che non è mai sola. Perché mi è caduto l'occhio, devo dirlo. Adesso ridiamo, non sarà facile. Caterina Serafini mi dice: mi piacerebbe sapere cosa fa la mia mamma nell'oltre. Tu devi sapere, Caterina, che tua mamma aveva un bel caratterino, eh? Quindi sì che per fortuna stanno tutti ridendo di là. Mi spiego il perché, cerco di spiegarvi al meglio, perché lei è sempre stata e lo è ancora una persona molto accogliente, ma quando però ha sempre voluto un po' metterci il pelo nell'uovo, insomma, per non so come descrivermi. E ogni tanto rompo un po' le palline, no? Quindi tanto la mandano via, la mando da un'altra parte, a mettere a posto di qui, a mettere a posto di là, a fare ordine, perché diciamo che la sua idea è quella di cercare di fare ordine nelle situazioni. Però quando gli dico, ma io questa cosa la farei così, ma io questa cosa la farei così, discute, ecco, discute in maniera allegra. Però discute e quindi dicono, ma ogni tanto guarda, rompo un po' le palline, però va bene. Ecco per quello che ridono, non lo sapevo come dirtelo. Non l'ho detto. Sì, rompo un po' le palline. Ma ride, eh? È una persona che è molto ironica, ok? Giusy Costantino Dario Bonura, se vedete qualcosa dietro di me, non è un qualcosa che riguarda me, ma è un messaggio per voi. Quindi se tu vedi questa piuma, vedi delle luci che formano una piuma, vuol dire che il messaggio che ti sta dando, questa figura maschile per la precisione, Mora, ti dico già è un signore Moro, è quello di fare più purezza che puoi dentro di te. Cioè l'importante è che tu sappia che cosa vuoi te e che cosa sei tu. Poi che cosa tu vuoi dimostrare agli altri è un'altra cosa, ma l'importante è che sei amorevole con te stessa. Brava Mirella, hai ragione. Nicoletta non ha preferenze, semplicemente leggi commenti a random. Esatto, è proprio così. E addirittura i messaggi non vengono scelti da me, ma vengono scelti dalle persone che sono nell'oltre. Come vedrete ogni volta che io guardo la vostra chat, chiudo per un secondo gli occhi e li riapro fino a prendere il nome, no? Magari potessi scegliere io, magari. Sì. Questo, ah, lo vedo adesso, il fumino è l'incensino, sì. Perché così almeno mi svio con le figure che ci sono qua dietro. I volti che appaiono. Giuseppina Caruso, tua figlia Silvia sta aiutando le popolazioni dell'Ucraina, i bambini delle popolazioni dell'Ucraina.
Sara Nicole Coppini. Io davo colpa al vaccino del mare alla spalla. Sarà il mio nonno ogni tanto fa male, alle volte no. No, assolutamente non è il nonno non potrebbe, nel tuo caso, non è come il figlio. Figlio, sì, figlia, boh, mi ricordo più di chi stavo parlando, che dava questo spessore, assolutamente, perché loro danno una sorta di pressione, che non è assolutamente il tuo caso, quindi non è assolutamente il tuo nonno che ti fa male, ma assolutamente no. Sì, Giuseppina Caruso sta lavorando tanto, Silvia, abbi pazienza se non la senti, ma sta lavorando tanto con i bambini dell'Ucraina. Ok, Milena Tambaro. Allora, Milena, quando tuo papà è andato di là, ha avuto modo di voltarsi indietro e di guardarti. E ci sono state molte cose che non aveva capito di te. Vuole dirti che è molto orgoglioso di te, perché immaginava che tu eri molto forte, ma non così tanto. La forza che hai non cambiare mai. E le dispiace di non averti. Che ci sono state delle incomprensioni, ma proprio perché tu non hai mai voluto mettere questa forza al di sopra di lui, ecco. Però quando lui è andato di là ha capito, perché ha visto tutto ed è molto orgoglioso di te. Mirella Greco, avevamo appunto detto che bastava un cuoricino. Mamma mia, perché questa fatica? Allora, facciamo così. Dice Mirella Greco, molti di voi, è vero, ricevono spesso messaggi anche con altri relatori. Cortesemente, date l'opportunità a tutti. Di certo, loro fanno molta più fatica se vedono queste chat, no? Quindi direi che, e va bene così, per chi scrive compulsamente e fa fare il triplo di lavoro, a chi di lavoro non lo fa, come Mirella Greco, la cosa migliore che possiamo fare tutti è ringraziare queste persone. Io adesso chiudo le porte dell'oltre. E andiamo invece con le vite precedenti, ok? Così non chiedete più. Antonella Vitelli mi è venuto, dice: ma i bambini vivi o morti? Oh mamma mia. Noi abbiamo questa diretta che è incentrata sui miei viaggi astrali che faccio nell'oltre, e nell'oltre vuol dire persone che non sono più in vita. Sonia Cirillo, mi permetto, ti do un consiglio bellissimo. Scrivi ad Anna Maria Squeri.
Lei fa parte di un gruppo di mamme coi figli nella luce, che possono veramente darti un concreto sostegno, perché sanno benissimo che cosa vuol dire. Ti puoi abituare al dolore, in un certo qual modo, abituare, ecco. E la parte che posso dirti che Vittoria non è nel suo letto, non è triste, non è addolorata, non è niente di tutto questo. Vittoria cammina a piedi scalzi nell'erba, bagnata dalla rugiada della notte, e saltella raccogliendo fiori e giocando con delle farfalle coloratissime. Insieme a lei ci sono molti animali che la rallegrano. Ci sono dei cerbiatti, ci sono dei coniglietti bianchi, c'è un sole strepitoso ed è avvolta dall'amore cristico. Quindi non ha nulla a che fare su questo pensiero triste che hai. Lara Innocenti, puoi dirglielo tu ai tuoi genitori, a tua sorella, che ti manca tanto? Diglielo. Ti sono sempre appiccicati, sembrano anche loro della colla, veramente sono vicinissimi a te. Fa anche un po' impressione che tu non li senti. Ok. Mirella tesoro, c'hai già l'aureola da quel dì. Mamma mia. Ok, allora andiamo alle vite precedenti. Andiamo con il volto, questa volta però scelgo io. Michela Bellomo. Wow. Andiamo in Colombia. Sei una colombiana di un colore scuro, con grandi occhi verdi. Vedo che porti questi vestiti bianchi, diciamo sembrano come ricamati per darti l'idea. E hai una. Ecco, tu vendi i prodotti del tuo orto, ma il cestino che io vedo, che è un cestino di paglia fatto da te tra l'altro, è pieno di fiori, a dirti la verità. Quindi. Ti è rimasto questo sorriso meraviglioso, ti è rimasta la voglia di utilizzare scarpe belle, ma scarpe comode, perché in questa vita in Colombia tu avevi le donne riscalza. Hai questi vestiti larghi, quindi non so se adesso le costrizioni dei vestiti ti danno fastidio come ti davano fastidio allora. Hai molto amato quest'uomo scuro, con capello scuro e gli occhi scuri, alto e un po' robusto, e ti faccio questa descrizione perché so che tu l'hai incontrato in questa vita. E questo è quanto. Vite precedenti nostre, sì. Sì, grazie alla Cer, però ho bisogno. Le scelgo adesso queste cose, le scelgo io, non le scelgono dell'oltre assolutamente. Le scelgo io in base a quello che è il volto, perché ho bisogno di vedere il vostro volto. Lo facciamo per un quarto d'ora perché abbiamo giustamente dato precedenza alle persone che erano nell'oltre, solamente che avete cominciato a scrivere in maniera compulsiva, per cui per mitigare tutto questo e dare un po' di respiro anche a Mirella, poverina, perché non mi pare il caso. Ho pensato di fare quando vedo che è così,
Deborah Francesca Rivelli, i prati verdi sono l'anticamera del paradiso. No, è il paradiso. E ognuno glielo crea come meglio è. Ok, vediamo un pochino. Eccola qua, vediamo un bel volto. Sì, se avete bisogno, perché ho visto che ci sono queste richieste, chi ha bisogno di chiedermi delle informazioni per quanto riguarda le vite precedenti, se chi è interessato, posso dare tutte le informazioni su Messenger. Non mi chiedete invece di poter parlare con i vostri cari nell'oltre perché, mi rispiego giustamente, come viaggiatrice astrale io vado nell'oltre, sono loro e sono loro insindacabile giudizio che vengono incontro a me. Io non posso chiamarli in alcun modo. Quindi quando faccio dei viaggi nelle vite precedenti, può capitare ogni tanto che vengono qualche vostro caro nell'oltre. Ma è molto raro, quindi ve lo dico per non creare false aspettative. Una cosa che proprio dico sempre. E poi scrivetemi se volete su Messenger, vi do le informazioni, molto semplicemente. Dopo queste dirette, io chiudo i canali, non vedo, non ricordo e non sento più nulla. Potete rivedere la registrazione nel caso, che rimane qua su questo meraviglioso gruppo e non mi scrivete su Messenger come succede, vorrei Nicoletta, ciao Nicoletta, ho visto la diretta, vorrei avere un messaggio da mio padre, se non mia madre, perché io non posso, non è il mio talento, ok? Massimo Guerri. Allora, Massimo, andiamo bene. Dalla foto ti vedo scuro. In realtà, in una vita precedente ti vedo vichingo, letteralmente vichingo. Ti vedo tipo Thor per darti un'idea. Quindi, assolutamente completamente diverso da come tu sei ora. Ti vedo sul biondo rosso, a dirti la verità, con questi occhi sul verde, vedi questa barba lunga. Fra l'altro avevi questo problema di pidocchi, insomma, te lo dico perché credo che tutto quello che possa essere una poca igiene in questa vita ti possa risuonare come assolutamente no, perché l'hai vissuta e sai com'è. Ti risuona molto la forza ancestrale che ci sono nelle mitologie. Sicuramente ti può dare forza, un ricordo di anche del tipo bracciali dei paesi nordici, ecco, ti direi cose di questo tipo. Non hai sofferto il freddo perché utilizzavi queste pelli di animali, ma il sangue è uno di quegli odori che ti de devasta psicologicamente perché ovviamente hai dovuto anche uccidere per mangiare, no? E hai dovuto uccidere anche i tuoi simili, per poter sopravvivere. Terry, Debbie, Terry. Vedo una. Hai presente gli anni 30? Ok, negli anni 30 ti vedo femmina, ti vedo con un caschetto, ti vedo con questi vestiti con tutti i lustrini, ok? Proprio anni 20, anni 30.
ti vedo con questo rossetto molto, molto accentuato e ti vedo, ho questo flash, perché poi in realtà sono flash, ti vedo vicino a un pianoforte e ti vedo suonare. E avevi queste scarpettine tipo da Charleston, che ogni volta che toccavi i tasti del pianoforte si sentiva fare ti 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 ti. Eri molto sola perché eri dotata di un'ottima voce, ma ti agghindavi molto perché non eri molto bella, a dirti la verità. E quindi hai vissuto con un po' di isolamento questa tua situazione, e credo che ancora adesso, in un certo qual modo, tu metti qualche maschera. Malgrado tu sia oggi bellissima, tendi comunque a non far vedere veramente te. Sonia Cirillo, sono molto commossa da questo tuo feedback. Dice: grazie Nicoletta, grazie di cuore. La mia bimba non ha mai camminato a causa della sua patologia. Anche respirare per lei era una sfida ogni giorno. Sapere che adesso è libera mi rincuora. Grazie per il prezioso consiglio. A te di questo bellissimo feedback. Ultimi 5 minuti, no, neanche un po' meno. Facciamo l'ultima vita precedente e poi vi lascio al meraviglioso Gerardo Palumbo. Sperando che st'altro giovedì, che noi faremo invece di nuovi viaggi nell'astrale, nell'oltre, possiate mettermi solo un cuoricino e cerchiamo tutti quanti di venirci incontro l'uno con l'altro nel possibile. Sara Nicole Coppini dice: ma Nicoletta, può essere, per esempio, io amo la storia egiziana e posso essere vissuto in quel periodo. Non vedo il tuo viso, quindi non riesco a focalizzarti, perché dagli occhi di voi che riesco a partire col mio viaggio. Giuse Serio mi fa una domanda giusta, dice: conoscendo la vita precedente, può aiutare a guarire le ferite che ci portiamo in questa vita? La risposta è: non posso saperlo, perché io ti posso dire la vita precedente. Questo può essere, per voi saperlo, una curiosità, semplicemente una curiosità, oppure può essere di ricordo del perché magari ci si è sentiti attratti verso una persona, verso un luogo. Però la lezione che voi dovete imparare in questa vita l'avete scelta voi, e quindi io non posso sapere come voi avete scelto questa vita, perché l'avete scelta, è la lezione che dovete imparare, lo sa la vostra anima. Ok, Angela Vanella, non mi è, so che hai i cuoricini, però io vedo le vite precedenti, sei l'ultima della serata, e guardiamo il tuo volto e vediamo assolutamente Singapore, Shanghai, siamo nel Giappone, quindi tutto quello che può essere una meditazione. Tutto quello che è una preparazione, anche semplicemente versare un tè, è una cerimonia. E credo che ancora adesso, quando tu apparecchi una tavola, quando è il momento, ovviamente, delle festività, per te è veramente come una bellissima cerimonia. Eri molto votata per la tua famiglia,
per le persone e facevi anche dei piccoli sacrifici, no? Per farli stare bene. Gli oli profumati, i massaggi e tutto quello che è un po' la filosofia orientale del corpo è un qualcosa che sicuramente ti sei portata anche in questa vita. Detto questo, grazie Massimo Guerri per il tuo feedback. Bene, allora, poi se vi sono piaciute queste vite passate, le rifaremo ancora, se volete, basta che lo scrivete poi su Bridges e vedremo di fare una diretta anche su queste vite precedenti. L'importante è che voi abbiate sempre il volto come profilo, perché è tramite gli occhi che io riesco a partire per vedere le vostre vite precedenti. Ecco che sono ritornata da tutto. Vi ringrazio ancora di questa partecipazione che mi avete concesso stasera, di questa presenza. E ci vediamo allora per giovedì, non il prossimo, ma verso la fine, credo, di gennaio. Per adesso io vi ringrazio e vi lascio a Gerardo Palumbo. Se doveste avere bisogno di parlare con una medium straordinaria, vi suggerisco Edelcaris. Ringraziamo anche Gaetano Vivo che ha permesso questa nostra diretta. A Gaetano Vivo, io posso solo suggerirvi, se avete piacere di seguire i suoi corsi Reiki, i suoi corsi con gli arcangeli, perché sono veramente straordinari e permettono di sentire queste energie sottili meravigliose. Come meravigliose è provare una meditazione con lui. Bene, allora. Grazie ancora di tutto, vi auguro una buona serata e vi lascio al meraviglioso Gerardo Palumbo. Ciao a tutti!